Quasi 2.000 agricoltori marchigiani sono arrivati questa mattina alle porte di Palazzo Raffaello, sede della Regione, nel corteo organizzato da Coldiretti che chiedeva mosse concrete per il contenimento di una fauna selvatica che, a detta degli stessi agricoltori, continua ad essere una minaccia costante alle colture e all'economia ad essa connesse. Richieste accontentate perché la Regione Marche, attraverso il governatore Acquaroli e l'assessore Antonini, ha annunciato di aver apposto la firma sul piano straordinario di monitoraggio e contenimento della fauna selvatica. In particolare per i cinghiali, che si stimano presenti in circa 40.000 esemplari in tutto il territorio regionale. Un piano in cui l'abbattimento sarà applicabile anche nelle cosiddette aree protette. Una specificità richiesta a gran voce dagli agricoltori. Con questa delibera si dà il via ad un piano straordinario che consentirà appunto di poter dare una risposta importante al mondo dell'agricoltura. Significa anche dare dignità a questo settore, che appunto ha tante difficoltà, ma deve trovare almeno la lotta alla fauna selvatica una vicinanza importante da parte delle istituzioni. Era un impegno che noi avevamo preso già da qualche tempo e sono felice che oggi siamo riusciti a portarlo a termine. Per Acquaroli non è solo un intervento che risponde alle esigenze di una categoria economica, ma anche a concreti rischi per quel che riguarda la sicurezza stradale. Dal punto di vista pratico si potrà mettere in campo appunto un piano straordinario che consentirà all'abbattimento della fauna selvatica in un numero importante, cercando di contenere l'impatto negativo della fauna selvatica sull'agricoltura. Come dicevo poc'anzi, la fauna selvatica ha un impatto devastante su tantissime culture, ma soprattutto l'impresa agricola non ha strumenti adeguati per potersi difendere. Questo piano è ritenuto da tutti noi uno strumento che può invece mettere in condizione il settore dell'agricoltura di potersi difendere senza rincorrere di continuo. Tra l'altro con spese a carico dell'impresa in un momento dove oggettivamente tante difficoltà ci sono.